In questo video tratteremo una ferrovia la cui memoria è ben conservata. Stiamo parlando della Montebelluna Susegana, ad oggi diventata una pista ciclabile museo. Un buon esempio di recupero e mantenimento della storia. Partiamo dalle motivazioni per cui è nata. Così come per la Casarsa Pinzano e la Motta di Livenza San Vito al Tagliamento, questa linea aveva uno scopo strategico. L'esigenza era infatti quella di trasportare le truppe al fronte austriaco in caso di conflitto. I treni sarebbero arrivati da nord-ovest, quindi da Genova, Milano, Torino, per poi proseguire verso est attraverso il percorso Vicenza, Castelfranco, Montebelluna, Susegana, Conegliano e infine dove dovevano andare. Il percorso, rispetto alla via Castelfranco-Treviso-Susegana, era più corto di 10 km, evitava il nodo di Treviso, era già previsto il raccordo della linea Castelfranco-Montebelluna e Montebelluna-Susegana. Con questo raccordo si poteva transitare direttamente da una linea all'altra senza fare l'inversione di marcia alla stazione di Montebelluna. I treni verso sud, invece, avrebbero proseguito per Vigo d'Arzere, Castelfranco, Montebelluna, Susegana, Conegliano e infine la loro destinazione finale. Questa ferrovia fece in qualche modo fallire le tranvie a Montebelluna. Vi erano infatti le linee Montebelluna-Asolo e Montebelluna-Valdobbiadene, che dovevano essere prolungate fino a Ponte della Priura. Vista però la presenza della linea, le linee non furono prolungate e questo probabilmente portò a un calo di passeggeri che fece chiudere le linee nel 1931. Il primo progetto della linea fu presentato dalle Ferrovie dello Stato il 12 settembre 1914 e fu approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici già il 28 novembre. La linea fu attivata in emergenza il 15 maggio 1916, all'alba della battaglia dell'Altipiani. I fabbricati erano ancora in legno, in fase di costruzione, e venne usata principalmente per trasportare i treni verso il fronte. Seppur nata per motivi militari, il 15 febbraio 1917 il re concede 2 milioni di lire per poter rendere la linea usabile anche per scopi civili. Ovviamente ciò avvenne solamente a guerra conclusa. Con lo sfondamento di Caporetto e le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, la linea fu pesantemente danneggiata. La Montebelluna Susegana venne riaperta il 1 aprile 1920, anche per scopi civili, però solamente a binario singolo. Il raccordo della linea Castelfranco-Montebelluna e Montebelluna Susegana venne usato solamente per particolari esigenze. 5 anni dopo, il 1 marzo del 1925, la linea tornò ad essere a doppio binario. 5 anni dopo, nel 1930, il raccordo delle due linee venne definitivamente soppresso. La linea, attorno al 1940, tornò ad essere a binario singolo, a causa dell'asportazione del binario dispari per poter completare la tratta Crisignano di Zocco-Treviso della linea Treviso-Ostiglia. Nel 1966, come molte altre, la linea venne privata del servizio viaggiatori. Vi furono però, fino agli anni 70, delle autocorse sostitutive da Montebelluna a Conegliano. La linea venne usata come raccordo per un deposito militare a Javera e successivamente, dopo la soppressione di questo servizio, venne usata da un'azienda per il raccordo merci. Curioso sapere che non venne ripristinato il binario pari in esercizio, bensì quello dispari un tempo asportato. Il 18 aprile del 1984, con un decreto del Presidente della Repubblica, la linea venne definitivamente soppressa. Parliamo un po' delle caratteristiche. È da precisare che la linea aveva in comune con la Udine-Venezia un piccolo tratto, ovvero Susegana, il ponte sul Piave, fino al bivio per andare verso Montebelluna. La lunghezza era di 19 km, lo scartamento era quello ordinario e la velocità massima era di 60 km all'ora, aumentata ad 80 per i treni composti da automotrici. L'unica opera d'arte di rilievo era il ponte sulla Pontebbana, ad oggi non più esistente. Vi erano tre stazioni barra fermate intermedie. La prima è la stazione di Volpago, sviluppata interamente in rettilineo, con due binari di corsa e due binari di ricovero. Nel periodo in cui la linea era usata solamente per motivi militari, in realtà era un posto di movimento, dove venivano fatti incroci, precedenze e quant'altro. La seconda è la fermata di Javera, attivata nel 1925. In realtà il fabbricato non era stato costruito per questo scopo, bensì venne riconvertita alla casa cantoniera della strada verso Arcade. Infine abbiamo la stazione di Nervesa, che ha la particolarità di essere completamente in curva. L'attuale via 15 Giugno, che adesso taglia il piazzale dello scalo merci,
un tempo non esisteva. Veniamo ai giorni d'oggi. Nel 2020 è stata inaugurata la pista ciclabile, che ricalca quasi interamente la ferrovia. Il nome dato è La Tradotta, per via dei numerosi treni che trasportavano le persone al fronte. I quasi 16 km di ciclabile iniziano in via Gazie a Montebelluna, per concludersi in via Madonnetta a Narvesa della Battaglia. La ciclabile è semplice, adatta a tutti, piena di cartelli informativi e certamente ricca di elementi storici. Stupisce positivamente la numerosa presenza di oggetti ferroviari, rappresenta veramente un buon recupero di una ferrovia. Ad oggi questa linea potrebbe essere utile? La risposta è probabilmente no. Probabilmente ad oggi non avrebbe un futuro, visto il traffico scarso in quell'area. Vi ringrazio per aver visto questo video. Come in ogni episodio di Ferrovie Abbandonate, vi invito a commentare con i vostri ricordi, con i vostri documenti, con tutte le vostre opinioni, in modo tale da contribuire alla storia di questa ferrovia. Noi ci vediamo al prossimo video.